amici di Flash Sport, buonasera dal centro sportivo Marian Pama di Albuccione, in campo per la 13ª giornata del girone E di Serie D, il Palombara che ospita la Virtus Parioli. Un saluto da Marco Reda per il dribbling di Tapia. Simone, la partita non ci interessa. Si va da Lauer. Ancora Tapia, movimento di Lauer, di Donato. Avrebbe modo di calciare Di Donato in area di rigore, allargato per De Luca, però è sotto porta. L'1-0 di Donato. Palombara in vantaggio. Tapia raccoglie il pallone, può andare anche alla conclusione. Il sinistro potente. Atto. Ricci appoggia per il sinistro di Autieri, forse la deviazione di Pollione, calcio d'angolo, sì. Il tocco per De Luca, la botta alta sopra la traversa senza deviazioni, rimessa Virtus Parioli. C'è anche Palma con numero 16 per la Virtus Parioli come subentrato. Pasquin, Milani. Milani non trova lo spazio per tirare, poi il sinistro di Pasquin. Grande intervento di Pollione, ma non è calcio d'angolo, la difende Tapia. Santoro spinge di testa Pasqualin, poi bravo Santoro a rubare questo pallone di Donato, contropiede della Virtus Parioli. Di Donato attaccato alle spalle, ancora il numero 19, il destro, il palo, è entrato! Apertura per Di Donato, il destro, la respinta del portiere sulla traversa, poi blocca la sfera Mannoni. Tapia, Pollione, rinvio lungo, bello l'aggancio di De Luca, il sinistro, palla sul fondo, gran giocata del numero 9. Brecca di Donato, prova a ripartire il Palombara di Donato per Tapia, spinta di Mannoni, calcio d'angolo. Alzato il pallone per Di Donato, la domestica con il destro, poi il sinistro, poi Mannoni respinge Tapia, calcia sul fondo. Schema per il tacco per Ricci, la palla resta lì, Pollione para. Ricci, Autieri sulla verticale, break di De Luca, contropiede del Palombara, si sovrappone Tapia, De Luca al destro, Mannoni alza il calcio d'angolo. De Luca se ne va in aria, De Luca, poi il pallone finisce 2-0 per il Palombara, la mette dentro De Luca con una carambola. Dai, Di Donato, andare da solo Di Donato, dribbling secco di Donato, forse c'è fallo, l'arbitro lascia correre, pallone sulla destra per Tapia, poi incredibile cosa si mangia Belloni e anche Tapia, che occasione per il Palombara. Panuccio, Di Donato, ancora fiato il numero 4, se ne va Di Donato, poi non controlla, la palla resta lì Mannoni col tacco. Panuccio allontana il pallone di rabbia in fase laterale, ma non c'è più tempo. Palombara batte Virtus Parioli 2-0.